Allora Raffa, come commentiamo questa partita? È sembrato un Novara il più brillante, il più in palla delle ultime quattro partite, almeno nell'ultimo mese. Poi è arrivato il gol, non sono stati fischiati ancora altri due calci di rigore abbastanza netti dopo ancora Palermo, non so come la possiamo analizzare. Sì, un po' l'hai analizzata tu, quindi c'è poco da dire al di là del risultato. Novara ha cercato di fare prestazione, abbiamo avuto anche la capacità di metterla subito a posto dopo un minuto, quindi vuol dire che i presupposti erano quelli giusti, la gamba girava, la squadra stava lavorando bene. Peccato, peccato perché poi è stato fatale quel gol che, come sempre, ci complica la vita, ci condiziona e magari ci fa lavorare più di quello che dobbiamo. Loro magari riescono a gestire meglio la situazione perché mentalmente li ho visti più sereni, hanno giocato una partita abbastanza coperti, palla lunga e col vantaggio hanno sfruttato meglio la gara. Raffaele, ancora una volta siamo a commentare un blackout a inizio ripresa, cioè la squadra nel primo tempo aveva giocato una partita assolutamente positiva, sembrava viva in partita, a inizio ripresa si blocca, prima ancora del gol su triangolazione, Babacar ha avuto un'altra opportunità simile, che succede? È una questione psicologica, non può essere fisica al terzo minuto. Faccio fatica a risponderti a questa domanda perché è difficile ormai da analizzare, non so, visto che la squadra c'era, l'abbiamo messa in campo, stava lavorando bene, faccio fatica ad analizzare questo calo, questa disattenzione, questa disavventura che ci capita in breve tempo, in poco tempo, perché poi il resto della gara penso sia condizionata dal gol subito, quindi faccio fatica poi a giustificare o a valutare il resto della prestazione. Sta di fatto che Novara oggi c'era, ma abbiamo portato a casa ancora nulla. Ecco, davanti, tra le note positive, si è visto un Gonzalez vivace, insomma, ovviamente c'è bisogno di tutto in questo momento, c'è bisogno anche di un giocatore del suo peso, della sua esperienza per dare qualcosa davanti, insomma, forse dal punto di vista offensivo è una delle trasferte in cui Novara ha creato di più. Se questo può essere un lato positivo, cogliamolo e facciamo di tutto per conservarlo, anche perché bisogna guardare quello di positivo che si può fare per una partita imminente che c'è martedì e cercare di conservare questo e cercare di realizzare al meglio, anche le occasioni che creiamo, perché, visto che capita di subirlo il gol, dobbiamo essere concreti, cinici, cattivi in tutte le altre circostanze.